e i suoi lavoratori stanno per essere licenziati. Il governo si era impegnato... Sono scesi in piazza per avere garanzie sul loro futuro. Sono gli artisti, gli interpreti, i settori e i lavoratori dei binari. L'istituto nato nel 77 per gestire e distribuire i diritti degli artisti. Gli attori, come i musicisti, hanno il diritto di ricevere un compenso ogni volta che viene diffusa la loro interpretazione e trasmessa in TV, al cinema o diffusa via radio, su internet e nei locali pubblici. Questo compenso viene ripartito da un ente chiamato IMAIE, Istituto Mutualistico Artisti, Interpreti ed Esecutori. Lo stesso istituto è deputato per legge a destinare una parte dei compensi raccolti a sostegno della categoria, il famoso articolo 7 della legge istitutiva dell'istituto. Questi ultimi compensi ammontano a diversi milioni di euro l'anno. Un sistema apparentemente sano, insomma. Ma siamo in Italia e si sa, spesso le cose non funzionano come dovrebbero. Nella primavera del 2007, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto approva un regolamento finalizzato a gestire le somme a favore della categoria che presenta evidenti lacune. È un regolamento che può essere facilmente aggirato da chi intende mettere in scena false produzioni al solo fine di ottenere il finanziamento. È sufficiente che un artista qualificato come avente diritto faccia una domanda riguardante il finanziamento di una produzione a cui ha preso parte, che automaticamente l'istituto è tenuto a soddisfare la richiesta con un pagamento che va da un minimo di 9.376 euro a un massimo di 20.000 euro. È uno spasso per chi vuole mettere in scena false produzioni con richieste strumentali. Mi accorgo che il regolamento era del tutto inadeguato per garantire il corretto stanziamento dei fondi dell'articolo 7. La mia nota non era un invito al consiglio di amministrazione o un caldo suggerimento. La mia nota voleva essere un avvertimento forte e chiaro nei confronti dell'organo che aveva i poteri decisionali dell'IMAIE rispetto a quali sarebbero potute essere le conseguenze anche verso gli stessi amministratori, quindi lo stesso consiglio, e quali responsabilità a cui l'ente veniva esposto. C'era un flusso di denaro che andava verso l'IMAIE, c'erano oltre 100 milioni, 118 milioni di euro se non vado errato, accumulati, che dovevano essere distribuiti ai musicisti, ai cantanti, ma tutto questo non avveniva. In questo periodo iniziano ad arrivare le richieste di finanziamento. Centinaia e centinaia di domande che gli uffici lavorano al fine di verificare la corrispondenza tra documentazione prodotta e requisiti richiesti dal regolamento. Gli uffici cominciano a lavorarle e verificano che presentano delle irregolarità. Dall'analisi dei log del sistema risultava che molte domande, proprio quelle che presentavano questo tipo di anomalie, erano state compilate dal medesimo computer. Abbiamo visto una grande concentrazione degli stessi nominativi, famiglie intere, anche 8-9 persone appartenenti allo stesso gruppo familiare. Molti numeri di telefono che era obbligatorio indicare nella domanda risultavano proprio inesistenti. Abbiamo notato che alcuni artisti vivevano nello stesso condominio e che poi magari poi risultavano gli stessi che avevano fatto la domanda dallo stesso PC, con lo stesso mail, con lo stesso indirizzo. Per esempio erano previste delle realizzazioni di CD musicali da persone ultra settantenni dedicate alla musica New Age. C'è stata una richiesta di una ristrutturazione di uno studio da adibire poi a registrazione discografica, con anche la ristrutturazione della relativa toilette. Il richiedente mi mandò alcune foto, di cui una molto simpatica era praticamente il nostro adesivo, era un adesivo che noi avevamo, IMAIE che promuove, attaccato su una maiolica appunto della toilette ristrutturata. Gli uffici che erano preposti alla verifica dei progetti finanziati con l'articolo 7 ad un certo punto mi sottoposero una serie di CD e di DVD sui quali c'erano dei bollini SIAE molto sospetti. E in effetti presi visione di questo materiale e alcuni di questi supporti avevano dei bollini falsificati, alterati e abrasi, quindi e non rispondenti sicuramente al supporto su cui erano apposti. La cosa era molto sconcertante. Man mano che arrivavano questa marea di domande, questa moltitudine di domande,
nei cast di alcune opere erano presenti degli artisti. Noi eravamo tenuti a contattare questi artisti quando dovevamo chiedere della documentazione, degli atti per concludere l'istruttoria. Molti di questi artisti dichiaravano, e lo hanno fatto anche in forma scritta, di non aver mai preso parte a questo tipo di eventi. Alcune partite IVA erano false o addirittura chiuse. Stava chiedendo del denaro un soggetto che fiscalmente non esisteva. Nell'autunno del 2007 parte la denuncia interna dei dipendenti dell'IMAIE, ma una parte della presidenza gira la testa dall'altra parte. Anzi, qualcuno addirittura suggerisce di bruciare i documenti e di pagare. In quella circostanza, nonostante avessimo la documentazione alla mano, ovvero le richieste, le istanze, i CD, la documentazione di questi falsi teatri e quant'altro, e tutto quanto emerso dagli uffici, singolarmente verificato, la presidenza non era in riunione plenaria, il presidente non c'era, era fuori per motivi di lavoro, c'erano i tre vicepresidenti, hanno reagito in maniera diversa. Addirittura uno di loro si ha indicato espressamente di pagare quei progetti e di bruciare tutto. Il 25 ottobre dello stesso anno, il direttore generale dell'IMAIE presenta al consiglio di amministrazione un dossier raccolto dagli uffici incaricati. Il documento riguarda irregolarità nella rendicontazione di 78 progetti finanziati per un totale di oltre 800.000 euro. Il CDA dell'ente dà incarico al direttore generale di presentare la denuncia. In seguito, la Guardia di Finanza si presenta presso gli uffici dell'IMAIE. Non vedevamo l'ora di poter consegnare alla Guardia di Finanza e raccontare alla Guardia di Finanza quelle che erano le irregolarità che avevamo riscontrato. Da 78 progetti iniziali siamo arrivati a 337 e per ogni progetto c'era un ordine di sequestro firmato dal titolare dell'indagine. Non potevamo nemmeno replicare rispetto a alcuni componenti degli organi statutari, ma anche agli artisti che volevano sapere che era successo, perché si erano bloccate in parte le erogazioni dei contributi, che cosa stesse realmente capitando all'istituto. Noi non potevamo nemmeno rispondere alle persone sentite dalla Guardia di Finanza. Si arriva al maggio del 2008. Il presidente dell'istituto, Sergio Perticaroli, rassegna le proprie dimissioni. L'istituto è allo sbando e tutte le attività vengono bloccate. In questo contesto, il 21 dello stesso mese, viene eletto presidente Edoardo Vianello. Con Vianello viene approvato a colpi di maggioranza un nuovo regolamento per la gestione dei finanziamenti che ricalca quello che nel 2007 aveva favorito le truffe. Si arriva così ad un nuovo consiglio di amministrazione. È il 21 luglio del 2008. 5 su 6 dei consiglieri di nomina sindacale e i 4 consiglieri del settore audiovisivo si dimettono in protesta contro le decisioni assunte dal presidente Vianello, supportato dalla componente musica del consiglio di amministrazione, riguardo al nuovo regolamento articolo 7. A quel punto il Ministero per i beni e le attività culturali convoca il presidente, il direttore generale e il presidente del collegio dei revisori per comprendere cosa stia accadendo nell'istituto. Il presidente Vianello decide di non partecipare all'incontro e convoca l'assemblea dei delegati dei soci per la sostituzione dei 4 consiglieri dell'area audiovisiva che si erano dimessi. Solo che la convoca il 21 agosto. Il presidente del collegio dei revisori dei conti dell'epoca scrisse a più riprese al presidente del consiglio di amministrazione dicendogli che non doveva compiere quest'atto perché era un atto essenzialmente irregolare. Prima di tutto non c'era una delibera di convocazione e lo statuto prevedeva questo. In più, periodo estivo, di conseguenza non poteva essere garantita la presenza dei 30 componenti l'area audiovisiva, tant'è vero che vi parteciparono in 9 e in 9 elessero il consiglio di amministrazione. Volevamo chiarezza, volevamo trasparenza, ma sembrava impossibile averla e questo ci portava a pensare che bisognava cambiare rotta. Quindi volevamo a tutti i costi che si dimettesse questa dirigenza, eventualmente per farne subito un'altra e correggere gli errori fatti. Niente, non c'è stato niente da fare.
Nonostante tutto, il presidente Vianello, con il consiglio di amministrazione illegalmente composto, procede nell'amministrazione dell'istituto. E lo fa fino a quando la terza sezione del Tribunale Civile di Roma dichiara l'illegalità degli atti compiuti dal presidente e dal CDA. Si arriva al febbraio del 2009 e sulle maglie si abbatte la scure del prefetto di Roma. Andava preso un provvedimento shock. Andava preso un provvedimento che, a mio parere ovviamente, ma fui anche supportato, voglio dire, dai beni culturali, dalla presenza del Consiglio in questo orientamento, che cambiassero gli amministratori, ma soprattutto si dessero nuove regole in modo da poter far venir meno quei motivi che a suo tempo avevano determinato la incapacità, l'immobilismo dell'IMAIE. L'IMAIE per legge doveva raccogliere queste risorse da parte dei produttori e distribuirle ai musicisti ed autori. Mi resi conto che non c'erano le regole per poter distribuire queste risorse, o comunque erano delle regole talmente vaghe per cui le finalità per cui l'IMAIE era stata costituita non venivano né perseguite né realizzate. Era necessario riscrivere le regole. E per riscrivere le regole, tenuto conto che c'era non solo una paralisi, ma anche delle diatribe interne fra gli amministratori e i dipendenti e anche le varie associazioni dei cantanti, eccetera, era necessario cambiare pagina. Il provvedimento del prefetto riconosce la situazione di paralisi e di incapacità di autogoverno dell'IMAIE, evidenziando che le circostanze rappresentate appaiono tali da non garantire il corretto funzionamento dell'ente e quindi il perseguimento degli scopi e soprattutto l'adempimento delle funzioni riconosciute e attribuite per legge. Pertanto, si impone l'adozione di un provvedimento di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile. Questo è stato un provvedimento che ha dato dei benefici. Non mi risulta oggi che ci siano quelle problematiche che ritrovai nella fine del 2008, oggi esistano. Non mi risulta che quei proventi non siano distribuiti e comunque la nuova IMAIE sta perseguendo e realizzando le finalità per le quali era stata costituita. Il prefetto definisce l'estinzione dell'IMAIE l'unico percorso praticabile per consentire la liquidazione dei diritti accumulati e garantire il ripristino delle condizioni necessarie ad un'efficace tutela dei diritti degli artisti sanciti dalla legge. È stato un fulmine a ciel sereno, è stato un colpo di pistola improvviso. Io ho pensato che al danno si unisse la beffa. Ero nera, ero furente, come tutti i miei colleghi. E abbiamo anche pensato che per colpa di alcuni, alla fine, ci avrebbero rimesso tutti. È paradossale, agghiacciante pensare di aver fatto qualcosa di giusto e per aver fatto qualcosa di giusto il posto in cui lavori viene estinto. Il 16 aprile del 2010 il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge sulle fondazioni liriche, all'interno del quale è contemplata anche la nascita di un nuovo IMAIE. Istituto che, a differenza del vecchio estinto, è costituito e completamente gestito da artisti e non dai sindacati. Il 25 gennaio 2011 si concludono le indagini preliminari del pubblico ministero Luca Tescaroli. Scopro che quindi il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio contro 290 persone, artisti, interpreti, esecutori, in alcuni casi sedicenti tali, rispetto ai reati di riciclaggio, tentata truffa, truffa realizzata, contraffazione. La macchina era stata organizzata da qualcuno che aveva rapporti diretti e quasi quotidiani con l'istituto, che forniva sostanzialmente della collaborazione e della consulenza. Scopro che all'interno di quei nomi c'erano anche persone che erano in parte componenti gli organi. È stata un'esperienza devastante. Ripeto, l'attività di controllo che abbiamo fatto non l'abbiamo fatta perché volevamo fare gli Sherlock Holmes della situazione, tutt'altro. Era solo perché dovevamo garantire la conformità al regolamento. Eravamo pagati per questo, siamo pagati per questo. Alla fine eravamo noi colpevoli. Quindi nessuno lo dice, ma sono stati i dipendenti dell'IMAIE, sostenuti da una parte del Consiglio d'amministrazione e dai delegati dell'audiovisivo dell'Assemblea, con l'appoggio di una parte dei sindacati, a denunciare la corruzione all'interno dell'istituto. Loro non sono il vecchio, loro sono il nuovo.
Di vecchio c'è solo l'incapacità e la voglia di non capire come stanno le cose e di raccontarle diversamente. Di nuovo c'è che la verità, anche se scomoda, finalmente va raccontata.